Molto buongiorno a tutti, ben arrivati. Vi trovate all'incontro domenicale della Chiesa La Promessa di Genova. Incontro domenicale che si svolge, lo dice la parola stessa, la domenica. Tutte le domeniche, diciamo, cominciamo verso le 10 più o meno e alterniamo un po' di canti, magari qualche preghiera. Tutte le domeniche ascoltiamo qualcuno che viene e ci legge qualche parte della Bibbia e ci dice che cosa Dio, crediamogli, ha messo nella sua testa da dirci. Anche stamattina succederà, stamattina accoglieremo addirittura degli stranieri in mezzo a noi, perché avremo l'onore e l'onere di ospitare Roberto e Mimmi Montanari, che poi vedrete e conoscerete insieme a noi. Grazie anche a tutti voi di essere qua in persona, buongiorno. Anche voi siete al culto, so che lo sapete perché siete venuti, quindi non c'è bisogno che ve lo ridica. Vogliamo veramente passare il tempo che passeremo insieme, non vorremmo tanto avere una, diciamo, un incontro guidato da norme, procedure, ma vorremmo stare insieme come stare insieme degli amici che hanno un interesse comune, e questo interesse comune è Dio, parlare di Dio, raccontarci quello che Dio ha fatto nelle nostre vite e tutte queste cose qua. Come succede a volte, vi volevo leggere un pezzettino della Bibbia, un mini versettino che mi ha colpito quando l'ho letto nel corso della settimana. Alle volte poi ho sempre il dubbio, c'entra, non c'entra, se non c'entra pazienza, non è grave, ma se c'entra magari invece può essere uno spunto. E c'è un profetone in mezzo alla Bibbia che si chiama Isaia, che ha scritto delle cose meravigliose, un uomo, insomma, che vedeva le cose con una trasparenza, con una capacità davvero, davvero poco comune. A un certo punto, tra le mille cose che dice, e anche là, quindi lo vedete anche voi online, dice: i superstiti alzano la voce, mandano grida di gioia, acclamano dal mare la maestà del Signore e dicono: glorificate dunque il Signore nelle regioni dell'aurora, glorificate il nome del Signore Dio di Israele nelle isole del mare, dall'estremità della terra udiamo cantare gloria, gloria, gloria al giusto. E poi va avanti, è un contesto di cui non intendo adesso parlare, non intendo neanche approfittarmene, non voglio far dire a questo pezzo cose che non dice. Sapete che un testo fuori dal contesto è un pretesto, per cui no, in effetti la storia è molto più lunga, ma volevo, mi è piaciuto tantissimo questa cosa, questa ambientazione marina, il mare, le isole, si indovina la spiaggia, così simile a dove abitiamo noi qui a Genova, e il fatto che questa esplosione di lode, questa esplosione di felicità, questa sensazione di esultanza, questo sì, viene da dei superstiti. E se voi siete come me, anche io sono un superstite, sono un superstite della settimana, sono un superstite del mese, sono un superstite delle mie debolezze, sono un superstite delle cose brutte che mi sono successe, sono superstite, ok? Penso che questa cosa di essere dei superstiti si applichi un po' più, un po' meno, alle volte, a molti di noi. E Dio dice, i superstiti sono quelli che, sì, sì! E questo è l'atteggiamento che io veramente stamattina, e così lo volevo spiegare anche a voi, magari vi ci ritroverete, ma se no va bene lo stesso, se no va bene lo stesso. I superstiti alzano la voce, mandano grida di gioia, acclamano dal mare la maestà del Signore. Thank you.
Centra la tua vita in Cristo. Qui dimentica te stesso, concentra la tua vita in Cristo Gesù. Solo nel Signore, tutta la giustizia in Lui, sono completo solo nel Signore Gesù. Adoriamo, adoriamo Gesù. Degli adoratori, quelli che sanno e vogliono adorare in spirito e verità. Signore, fa che questa realtà non venga mai meno. Signore, ti vogliamo ringraziare per tutta la tua bellezza, Signore, per la tua grandezza, per la tua potenza, per la tua maestà, per il tuo splendore, Signore. È così gratificante, Signore, mettersi davanti a te e vedere tutte queste grandezze tue, Signore. Grandezze in assoluto che nessuno possiede e possiederà mai sulla faccia della terra, Signore. Perché tu sei l'unico vero Dio vivente che ha guardato a noi con molta compassione, con tanto amore, e hai deciso di salvarci, Signore. E quella salvezza, questa salvezza, è costato tuo figlio sulla croce, Gesù. Gesù, che nome grandioso, Signore, che hai dato a tuo figlio. Proprio un nome scelto da te, e che hai deciso che lui si dovesse chiamare così. Signore, il nome più bello che esiste nella faccia della terra. E noi davanti a questo nome, Signore, ci inchiniamo. Ci inchiniamo con umiltà, con amore, con riconoscenza. Grazie infinite, Signore Dio, nel nome suo, Gesù. Amen. 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 Sì, stamattina abbiamo pensato proprio di glorificarti, Signore, e lodarti tutti per tutti, Signore. Vogliamo dirti grazie per questo amore, grazie perché possiamo, abbiamo questa gioia e questo privilegio di dire, Signore, tu sei il nostro Dio. Signore, vogliamo glorificarti affinché tu puoi glorificare questa la tua chiesa, Signore. Proprio oggi ho passo la Bibbia, a Salmo 24. All'Eterno appartiene a te tutto ciò che è in essa, che muove i suoi abitanti.
poiché egli l'ha fondato sui mari e l'ha stabilito sui fiumi. Chi sarà al monte dell'Eterno? Chi starà nel suo luogo, santo luogo? L'uomo innocente, di male puro di cuore, che non eleva d'animo e vanità, e non giura contro. Egli riceverà la benedizione dell'Eterno e giustizia da Dio per la sua salvezza. Tale la generazione di quelli che lo cercano e cercano la tua faccia, o Dio di Giacobbe. O porta, alzate i vostri carri, o voi porta, Eterno, alzatevi e rendi gloria per là. Chi è questo di gloria? È l'Eterno, forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. Porta, alzate i vostri carri, alzatevi, o porta Eterno, e il re di gloria entrerà. Chi è questo re di gloria? È l'Eterno, degli eserciti, egli è il re di gloria. Amen. Amen. Giustizia. E è bello veramente sentirsi riscaldati da questo sole in un mondo in cui magari a volte effettivamente ci sentiamo circondati da ingiustizie, da cose che non capiamo, da cose che molto spesso, siccome non capiamo, le prendiamo in modo sbagliato. Signore, grazie perché veramente in te troviamo veramente questo sole di vera giustizia. Troviamo in te questa riconciliazione anche con noi stessi e la pace nel nostro cuore. Nel tuo nome. Amen.
pellegrino aprite a porti frontali. Hai citato prima San Bartolo. 127. Continuiamo rendendo veramente grazie al Signore, dicendo a Lui che è degno della gloria, dell'onore, della nostra lode, e proprio per quel sole di vera giustizia di cui abbiamo cantato prima, possiamo cantare al Signore che Lui è degno della nostra vita, di quello che possiamo donargli, ed è il vincitore sulla nostra vita. Thank you.
cosa sei, Signore. Degno, degno sei, Signore. Degno della gloria, della lode, dell'onore. Degno, degno sei, Signore. Degno della gloria, della lode, dell'onore. Cantiamo alleluia, alla del suo trono, ti lodiamo. Le tue lodi proclamiamo, alleluia, gloria nostro è, tu sei più che vincitore, di ogni cosa sei, Signore. Cantiamo. Grazie mille, ti seguo, volentieri, portami con te, ti seguo, tu vai avanti e io ti seguo nelle vittorie, nel cammino, vinco le mie, certo, non sono come le tue, sono più piccole, sono le mie, ma anche lì voglio veramente vincere, su difficoltà, problemi, ansie, scontentezze, errori, stupidaggini. Sono tutte vittorie che desidero veramente avere in te e so che posso avere, perché ho fatto molto molto di più, perché io seguo la scia e mi godo veramente questo rapporto con un Dio che è assolutamente vincitore. Grazie, grazie, grazie. Amen. Amen. Io invece pensavo anche al giorno in cui sulla faccia della terra tutti, non ce ne sarà uno solo che non canterà le tue lodi, Signore. E ci sarà un coro tra il cielo e la terra, tra la terra e il cielo, Signore. E noi scompariremo nella carne perché sarà così bello, così forte, che non esisteremo più nel senso materiale, ma saremo proprio spinti e sospinti verso di te, Signore. Allora sarà proprio quello che desideriamo ardentemente fin da ora, quando per le strade si canterà, nelle case si pregherà, Signore. Che meraviglia, Signore! Saranno giorni stupendi, Signore. L'unica cosa che a volte è che li vedo, a volte li vedo lontani questi tempi, a volte invece li vedo ravvicinati. Signore, ma tu sai quando accadrà questo? E noi aspetteremo quel giorno.
magari non ci saremo più, invece che dalla terra canteremo dal cielo. Signore, ma comunque sarà stupendo, meraviglioso, perché sono un Dio grande e meraviglioso, la quale tu sei. Può aver pensato questa meraviglia, ma ci pensiamo davvero? Ci viene in mente qualche volta le cose belle che Dio ha riservato per noi? Le persone più improbabili si convertiranno, Signore, e diranno, come ho detto io molte volte, perché non l'ho fatto prima, Signore? Perché ho aspettato di diventare di mezza età prima di decidermi con te, Signore? Ma grazie, Signore, che quel giorno comunque è avvenuto e sono passati quasi 30 anni. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen. E se vi va, potremmo cantare quell'inno, Danze nelle nostre case. Thank you.
vedo la santità di Dio e quando ammiro la sua beltà, tutto quello che ho intorno diventa ombra, perché Dio è luce per me. E quindi vi invito a cantarlo veramente cercando di vedere solo Dio e considerare solo per un attimo che intorno a noi c'è ombra, perché Dio è luce per noi. Magari il cono d'ombra lo allarghiamo alla nostra famiglia, alla nostra chiesa, perché siamo una famiglia. E quindi stamattina lodiamo insieme il Signore e concentriamoci su di Lui e sulla luce che ci guida nella nostra strada. La ragione per cui vivo è adorarti, Signore. I simboli che ora andremo a prendere sono un chiaro esempio di questo patto che non è solamente da parte del Signore nei nostri confronti, ma anche da parte nostra nei Suoi. Che la nostra vita veramente risplenda
di lode e adorazione nei confronti del Signore. Lo diciamo spesso, da quando ci svegliamo la mattina a quando ci addormentiamo la sera, il nostro deve essere una lode al Signore. Nei momenti difficili, nei momenti di lode e di felicità. Che tutto risplenda veramente sotto il potente sole che è il Signore nella nostra vita. E lo sappiamo, sono simboli molto, diciamo, facili, molto, molto semplici, pane e vino, niente di che. Non c'è niente di incredibile dietro se non è il grande sacrificio del Signore per tutti noi. Un simbolo che noi prendiamo oggi, sia qua che a casa, ma che ha un valore immenso all'interno, sia proprio il sacrificio del Signore per ciascuno di noi, che ci ha chiamati per nome ed è morto per ognuno di noi sulla croce. Non facciamolo con leggerezza, non facciamolo con un peso incredibile sulle spalle, ma anzi lasciamo quel peso davanti alla croce e accettiamo quello che è l'invito del Signore a pranzare con Lui, proprio nel ricordo del suo grande amore per ciascuno di noi. Ora è che non si va a cena o a pranzo da qualcuno con risentimento, con senso di vergogna, non si va a pranzo con qualcuno se non si ha piacere di stare con quella persona. Quindi in questo momento che abbiamo il pane e il vino in mano, questo momento in cui anche ci ravviciniamo con quel grande Dio che abbiamo, è un momento anche in cui possiamo veramente chiedere perdono al Signore e riavvicinarci a Lui, perché sappiamo benissimo che siamo noi che ci allontaniamo da Lui, non Lui. Lui è sempre lì pronto a riaccoglierci nelle sue braccia. Può essere un momento effettivamente in cui rendiamo grazie al Signore per qualcosa di immenso, di bellissimo che ci è successo e che abbiamo vissuto, e può essere un momento in cui chiediamo al Signore di stare vicino a persone a cui vogliamo bene, proprio col suo grande amore, perché è un momento veramente in cui ti dedichiamo interamente a Dio. Quindi con qualsiasi sentimento voi veniate davanti alla croce, sappiate che siete ben accolti dall'amore di Dio. Ed essere più vicini a te in ogni momento.
La tua Chiesa ti aspetta, Signore, e confida sul fatto che le generazioni a venire possano conoscerti sempre di più. Ecco, amen. Mentre facciamo passare la colletta, che appunto, come sapete, è qualcosa di importantissimo anche per questa chiesa, per andare avanti con l'attività di chiesa, vorrei che, con lo stesso sentimento che abbiamo detto prima, proprio cantiamo insieme: sei più bello di ogni cosa al mondo, meraviglioso Dio, è impossibile trovare parole per spiegarti quanto grande sei. Molto spesso mi trovo veramente in difficoltà, se non con un semplice grazie, a dire al Signore che cos'è per me. Chi potrà sondare l'amore tuo profondo e afferrare la tua infinita sapienza? Sei più bello di ogni cosa al mondo, o maestà che regni da lassù. Timore stiamo davanti a te.
questo timore che non è paura, ma è rispetto, è rimanere lì e dire, pensare, wow, mamma mia, mamma mia. Ecco, con questo atteggiamento siamo davanti a te, con questo timore che è stupore, rispetto, è ma, mamma mia, guarda, wow. Davvero grazie di presentarti così a noi. E noi da parte nostra sappiamo benissimo che non possiamo fare niente per meritarcelo, non possiamo tipo darti qualcosa in cambio, non c'è niente che possiamo darti in cambio. Ecco, quello che possiamo fare per te è essere e farti sapere che siamo grati, ringraziarti, lodarti, benedirti, chiederti per quanto riguarda per esempio i responsabili di questa chiesa locale la promessa di essere degni per esempio di questa offerta che abbiamo ricevuto stamattina, possiamo usare questi soldi, come faresti tu? Per cui dacci saggezza, dacci intelligenza, dacci libertà, inventiva, fantasia, ma in questo timore, in questo contesto di timore, di rispetto per te, per tutti noi, per quello che vogliamo veramente portare, come si dice in gergo, tra virgolette, i piedi del tuo trono, non perché ti devo pagare qualcosa, ma perché lo voglio fare, lo vogliamo fare, vogliamo essere veramente parte del tuo disegno, del tuo progetto, aiutaci a esserlo anche per quanto riguarda l'utilizzo dei nostri soldi e delle altre nostre risorse. Grazie mille. Amen. Roberto e Mimmi sono tanto amici, semiparenti, eccetera, eccetera. Persone che hanno anche un rapporto con l'arte, Roberto dipinge, Mimmi suona la musica, hanno una responsabilità di famiglia, sono comunque coinvolti in una chiesa locale a Spezia, sono persone, riassumendo in poche parole, a cui vogliamo veramente tanto tanto bene. Siamo contentissimi di averli qua stamattina con noi. E ci piacerebbe proprio tanto, Roberto, sentire quello che secondo te dovresti dirci stamattina. Accendi, così ti sentono tutti, anche i nostri amici a casa. Fatto, mi sentite? Io c'è. Io non devo dire niente, ha detto tutto Andrea, quindi vi do il buongiorno e ricambio l'affetto e la stima per tutti voi. Allora facciamo la cosa più importante di questo momento insieme, che è quello di ascoltare la parola di Dio, la parola di Dio oggi per noi. Leggiamo, come vedete lì, Numeri capitolo 6, i versi da 22 a 27, sono parole molto note, sono una formula di benedizione dell'antico Israele. Il Signore disse ancora a Mosè, parla ad Aronne e ai suoi figli e di loro, voi benedirete così i figli di Israele, direte loro, il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Nel 1979 fu scoperta una necropoli nei pressi della Valle della Geenna, sul lato occidentale di Gerusalemme, e in una tomba furono trovate due minuscole lamine d'argento arrotolate, risalenti almeno al VII secolo avanti Cristo, al tempo della monarchia, e lo scritto che era riportato su queste lamine era sostanzialmente proprio quello che abbiamo letto assieme.
Questo è una conferma ovviamente dell'autenticità della Bibbia e del testo che abbiamo letto in particolare. Questa formula veniva ripetuta nella tradizione rabbinica ogni giorno dopo il sacrificio della sera. Nella liturgia cattolico-romana viene pronunciata a Capodanno. In ambienti evangelici, ad esempio, c'è anche un canto che ha musicato queste parole, che viene cantato in alcune occasioni particolari, magari quando c'è qualcuno che parte per un lungo viaggio o per la missione per servire il Signore. Le parole conclusive di questo brano, "Io li benedirò", chiamano in causa il Signore. Io li benedirò. Chi conosce l'ebraico precisa che questo io è enfatico, allo scopo di rimarcare che a benedire è il Signore, è Dio e non l'uomo. Benedire quindi è pregare, benedire è intercedere. Quindi ogni gesto, ogni parola di benedizione, magari se ne pronunciassero tante, sottointende sempre che le benedizioni invocate siano quelle divine. E così anche l'espressione benedizioni che usiamo correntemente, magari alla fine di WhatsApp per salutare i nostri amici, anche queste portano avanti lo stesso principio. E quando a benedire è l'uomo, si tratta di buone parole, ma quando a benedire è Dio, le cose accadono. C'è una bella differenza. La cornice della benedizione di Aronne, cioè la parte iniziale del testo che abbiamo letto e la parte conclusiva, evocano una dimensione di tipo collettivo. L'inizio dice: voi benedirete così i figli di Israele, e quella conclusiva: io li benedirò. Quindi la benedizione, questa benedizione è inserita nell'ambito comunitario, ma la parte centrale, la benedizione vera e propria, le parole di benedizione vere e proprie si rivolgono all'individuo, e questo significa molto. Mi ha fatto riflettere. Il Signore mi conosce, il Signore si rivolge a me come persona, oltre che come parte del suo popolo. Ad essere benedetto sei tu, sei tu. Sei tu nel tuo essere parte del popolo di Dio, parte di coloro che lo adorano. Perciò esiste uno stretto legame tra la benedizione del Signore e l'essere parte del suo popolo. Dio ama il suo popolo e ama te perché fai parte della sua famiglia. Ora, nasce una perplessità, sinceramente. Il fatto che Dio benedica i suoi figli va bene, ma perché non benedice tutti? Perché non benedice tutti gli altri? Dio fa forse dei favoritismi? E possiamo tentare un tipo di riflessione. Sarebbe giusto, per esempio, benedire chi vuole fare a meno di una benedizione? Chi pensa di trovare sicurezza, gioia, pace in altro o in altri che nel Signore? A voi la risposta. Ovviamente, lo dico e sia chiaro e lo ripeto, nulla impedisce a Dio di fare come gli pare. Amen. Dio benedice chi vuole, quando vuole, come decide. Amen. E che il Signore benedica tutti, tutti coloro che sono qui, tutti coloro che ascoltano, tutte le persone che amiamo e anche quelli che amiamo di meno. Però la connessione tra l'aspetto comunitario e quello personale di questa benedizione ci fa un po' riflettere. Ci fa un po' riflettere su che cosa? Sul nostro individualismo. Lo respiriamo ovunque nel nostro tempo.
ci viene costantemente riproposto dai media. La pubblicità ovviamente ci blandisce il nostro ego, per ovvi motivi. Quindi a lungo andare un certo individualismo ha influenzato le masse e in qualche misura ha influenzato anche la Chiesa, forse anche certi canti, forse anche certi modi di pregare, forse la nostra vita familiare, forse la nostra vita comunitaria. Quindi teniamo come prezioso questo contesto comunitario in cui viene inserita questa benedizione. È bello questo. Le invocazioni presenti nel nostro testo sono tre. Posso accenderlo? Sì, forse. Ah, eccolo qua. Eccolo. Eccolo lì. Era un po'. Così le vediamo scritte e poi le leggiamo. Diciamo che ciascuna di queste invocazioni, di queste frasi che abbiamo letto, comprende due modi, ma non è così importante, comprende due modi in cui la benedizione ci perviene. Per ogni, ecco, come vedete, per ogni benedizione ci sono due modi in cui questa benedizione ci perviene. E nella versione riveduta almeno, ciascuna frase si conclude con un bel punto interrogativo che scalda un po' la temperatura. Le tre frasi sono queste: il Signore ti benedica e ti protegga, il versetto 24 del testo che abbiamo letto, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, versetto successivo, e poi ancora il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Quindi diremo poche parole su ciascuna di queste formule di benedizione. Il Signore ti benedica e ti protegga. Questa benedizione, se pensate, è adatta a tutti, comprende tutti, comprende ogni membro del popolo di Dio. Il Signore ti benedica e ti protegga, qualunque sia la tua età, qualunque sia la tua condizione sociale, qualunque sia la tua situazione. Ricordare che il Signore ci benedice personalmente ci incoraggia molto, perché ci conferma che Dio ci vuole bene, Dio vuole il nostro bene, e questo ci rassicura e ci porta ad affidarci fiduciosamente a Lui nei momenti di difficoltà. È una risorsa essenziale. E poi c'è questo riferimento alla protezione, e la riflessione che facevo era questa: la protezione previene quello che potrebbe capitarci. Per questa sua caratteristica forse non siamo neanche in grado di valutarla, di apprezzarla pienamente. Forse abbiamo avuto qualche momento in cui ci siamo accorti che qualche cosa stava succedendo. Ricordo quando arrivò la nave Dulos alla Spezia, rientravo dopo aver portato i saluti da parte del comitato organizzatore da bordo della nave e andavo a prendere la mia automobile. Mi rendevo conto che stava succedendo qualcosa di grosso in città, effettivamente sono salite a bordo 12.000 persone, qualche cosa del genere, che hanno ricevuto una testimonianza del Vangelo. Sapevo che il nemico anche era all'opera. E mentre stavo andando, raggiungendo la mia automobile, camminavo l'autostrada perché non c'era il passaggio per raggiungere la macchina che era a spina di pesce, e avevo in mano una di quelle vecchie 24 ore, era un po' di anni fa, quindi avevo tanto spazio così oltre la mia mano. È passato un enorme camion, ha preso la mia 24 ore e l'ha fatta volare per 20 metri.
l'ha distrutta perché era in terra, era in legno, pelle, la pelle lo ricopriva solamente, quindi ho preso le 24 ore, l'ho buttata nel cassonetto, ho raccolto i miei documenti e me ne sono andato a casa. Però mi sono reso conto che lì c'era una protezione particolare veramente da parte del Signore. Ecco, forse anche voi avete rifatto, racconto questi episodi, ma forse anche voi avete vissuto tanto, vi siete in qualche modo resi conto che il Signore vi stava proteggendo. Quindi ringraziamo il Signore perché nella sua saggezza, nella sua potenza, nella sua sovranità ci salvaguarda da tanti mali che forse dei quali neanche ci rendiamo conto. Poi il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Queste due espressioni vanno insieme. Il volto risplendente di Dio coincide col suo essere propizio, col suo fare grazia. La prima espressione, faccia risplendere il suo volto su di te, non è rara nella Bibbia. Solo nel Salmo 80 viene ripetuta 3 volte. O Dio, ristoraci, fa risplendere il tuo volto e saremo salvi, dicono questi versetti. E quando contempliamo quel volto, il volto di Dio, lo spirito del Signore ci cambia. Contemplando, scrive l'Apostolo Paolo, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Che grazia, che grazia. Non solo Dio ci salva dalle brutture del peccato, ma ci rende partecipi della sua gloria, della sua bellezza. E l'essere propizio del Signore si traduce proprio in questo e anche in altre cose, perché Dio è un grande donatore e un Dio propizio fa dei doni alle persone e un Dio propizio dona. E quindi ringraziamo il Signore per i doni che dà alla sua Chiesa, per i doni che dà agli uomini, per i doni che dà alle donne. E poi ancora il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Per apprezzare queste parole può essere utile pensare al contrario, ad un Dio che si nasconde, a quello che teologicamente viene chiamato il nascondimento di Dio, il nascondere del volto di Dio, che è conseguenza del rivolgersi altrove, di chi non vuole apprezzare la sua bellezza e la sua bontà. Ma quanto rispetto c'è in Dio? Ma quanto ci rispetta? Dio non ci benedice se noi non vogliamo essere benedetti. E non ci ricatta per benedirci, perché Gesù riscatta, ma non ricatta. Ricordatevelo sempre. Gesù libera, ma non ci ricatta. E questo è straordinario. È molto bello pensare che il nostro Dio è questo. Il Signore rivolga verso di te il tuo volto e ti dia la pace. Significa il Signore ti faccia avvertire la sua presenza illuminante, rassicurante, ti faccia gustare quanto è bello vivere in comunione con Lui e che di noi lo conosce, ha fatto questa scelta di seguire il Signore, lo sa quanto è bello conoscere il Signore. E da questo scaturisce la pace, e ti dia la pace. Se Dio rivolge il volto verso qualcuno, significa che quello che lo impediva è stato rimosso dalla sua grazia.
e la pace è questo. E con questa promessa della pace, la benedizione di Aronne raggiunge un culmine, volendo. E se la prima espressione si riferisce a un bisogno concreto di protezione, c'è come un crescendo, perché la seconda si riferisce a un bisogno spirituale, al bisogno spirituale della grazia di Dio e del suo perdono, e la terza benedizione racchiude tutte le benedizioni nello shalom di Dio, nella pace del Signore, che è vita piena, completa e soddisfacente in tutti i suoi aspetti. Questa è la pace del Signore. E chi conosce l'ebraico, contando anche il numero delle parole di ciascuna di queste frasi, rileva che c'è un crescendo anche sotto questo punto di vista. Poi c'è la conclusione, le ultime parole di questa benedizione. Il brano si conclude con questa espressione: così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Qui il nome di Dio, che sottace il tetragramma impronunciabile, viene apposto come un sigillo che garantisce la benedizione. C'è un sigillo su questa promessa, ed è il nome di Dio, dell'Io Sono. La benedizione di Dio non è poi fine a se stessa, ma è ancora qualche cosa di più, è qualcosa che ci coinvolge, non è qualche cosa che godiamo solamente, ma qualche cosa che diamo anche, perché la benedizione di Dio è finalizzata anche all'essere in benedizione per gli altri, e questo lo sappiamo bene. Sappiamo per esempio che il popolo di Israele era chiamato a una funzione di tipo sacerdotale e a una missione universale, che era quella di essere testimonianza di Dio nel mondo intero. Dio lo aveva promesso ad Abramo al momento della sua chiamata: io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Tu sarai fonte di benedizione. Quindi un mandato analogo è affidato anche alla Chiesa. Abramo è il padre della fede, è il capostipite di quel grande popolo che crede al Vangelo da un'estremità all'altra della terra, che è composto da gente di ogni lingua, da gente di ogni etnia, da gente di ogni nazione. Quindi siamo chiamati ad essere fonti di benedizione, e questo è vero per ciascuno di noi individualmente, ma è vero anche per ciascuno, per ciascuna comunità, per ciascuna chiesa locale. Ad esempio, è solo un esempio, ce ne potrebbero fare tanti altri, la presenza di un locale di culto in un certo posto, la vostra presenza qui in questo quartiere della città, è una benedizione. È una benedizione perché? Perché chiunque può entrarvi liberamente, viene accolto, può ascoltare la parola del Signore, può essere aiutato a conoscere il Signore, a crescere nella fede, e non solo. Quindi non trascuriamo questo ruolo di maison de l'Evangile, di casa del Vangelo, che il nostro locale di culto può svolgere. Inoltre, forse non ci rendiamo conto del ruolo sociale che la nostra comunità svolge, che la vostra comunità svolge. Voi svolgete un ruolo sociale molto importante, siete un presidio sul territorio importante. Mi è capitato, conversando con un sindaco della mia città, di ricevere il suo apprezzamento per questo presidio che offriamo come chiesa e con i nostri locali
di culto, mettere a disposizione di persone di ogni età, di ogni provenienza, un luogo di incontro, un luogo in cui si può essere ascoltati, in cui si può condividere, è rilevante anche sotto questo punto di vista. Ovviamente sappiamo che una chiesa locale può offrire ancora molto di più di tutto questo, ma già questo è importante. Una chiesa locale può offrire di più. Scrive l'Apostolo Pietro: voi siete un popolo che Dio ha acquistato per sé per annunciare a tutti le sue opere meravigliose. Le sue opere meravigliose. L'opera di Dio è meravigliosa. Dio ha operato, Dio opera ancora e abbiamo la possibilità di fare questo annuncio. Ma per fare questo, ogni chiesa locale, questa chiesa locale, ha bisogno della benedizione del Signore. Perciò concludo proprio con queste parole, che sono questa benedizione come è riportata in una traduzione in lingua corrente, che ho espresso al plurale, perché ovviamente era al singolare come il testo che abbiamo letto. Quindi voglio pronunciare questa benedizione su di voi, su questa chiesa, perché il Signore continui a dargli questa possibilità e questa capacità e questa forza e questa potenza per annunciare le opere meravigliose di Dio. Il Signore vi benedica. Il Signore vi benedica e vegli su di voi. Il Signore vi accordi il suo favore e vi conceda i suoi doni. Il Signore posi su di voi il suo sguardo e vi dia pace e felicità. Parole dolci a questi versetti. Grazie mille, non ce n'è mai abbastanza benedizione, grazie mille. Che cosa succede adesso? Beh, verso l'una meno un quarto andremo a mangiarci una pizza con Roberto e Mimmi, per cui chi vuole unirsi a questa cosa me lo dice e prenotiamo e così. Un po' prima, sempre per chi vuole, andiamo qua sotto e ci beviamo il nostro caffè di chiesa, che è un momento di bere il caffè, abbastanza banale, ma anche di far due chiacchiere, così è una tradizione. Non c'è niente, le tradizioni non sono sbagliate. Sono sbagliate quelle che prendono il posto di qualcosa di più importante, se non va benissimo. E così, se volete partecipare, siete anche... E voi no, mi spiace, la prossima volta venite... Okay? Ma potete prenderlo a casa, al nostro nome potete prenderlo anche a casa. Un po' prima ancora ci fermeremo, chiuderemo la parte online di questo incontro e ci fermeremo per quei pochi minuti che è la nostra maratona di preghiera, che è un po' che va avanti, è una maratona, quindi dura, per alcuni degli argomenti, per cui ogni domenica come chiesa vogliamo pregare pochi minuti insieme, che sono di solito o due o tre, sono sempre gli stessi, e magari alle volte se ne aggiunge uno. Prima ancora avremo concluso il nostro culto con l'ultimo canto che canteremo insieme, e siamo arrivati ad adesso, e adesso è il momento degli annunci. Gli annunci oggi sono diciamo specificamente di due tipi. Uno riguarda quello che succede durante la settimana abbiamo due incontri, uno su WhatsApp, uno su Zoom. Quello su WhatsApp è l'incontro di preghiera che avviene tutti i lunedì dalle 8 alle 9, condotto da Samuela con l'aiuto di Lisetta. È un momento molto libero, molto, molto free, in cui ognuno porta
i suoi pensieri, o si limita a dire che bello, amen, grazie. Poi è vero che dura anche molto dopo, lunedì dalle 8 alle 9, ma quello è l'orario ufficiale. Un altro degli incontri con un orario ufficiale è quello di mercoledì alle 19, invece sul nostro canale Zoom, è, non so come vogliamo chiamarlo, lo studio della Bibbia di questa chiesa, il momento in cui ci vediamo insieme per studiare la Bibbia in un modo un pochino più profondo, può anche darsi. L'abbiamo chiamato a spasso con gli apostoli, per non prenderci troppo sul serio, per dire andiamo a spasso con gli apostoli, chiacchieriamo con loro, con noi, e viviamo insieme a loro quello che sta succedendo e cerchiamo di capire che cosa possiamo impararne. L'altro annuncio di oggi è un incontro di sabato 29, cioè sabato prossimo, a Milano. È un incontro organizzato dalla Billy Graham Association. La Billy Graham Association è l'associazione che ha fondato Billy Graham, grande personaggio, ok? E che suo figlio Franklin prosegue. La Billy Graham Association, se per caso vi è capitato di leggerlo, è quell'associazione responsabile per aver montato a tempo di record quell'ospedale tendato dalle parti di Mantova, Cremona, Bergamo, Brescia, insomma, di là, ecco, più o meno, adesso non mi ricordo esattamente dove, nel picco del Covid sono venuti con personale, prodotti, materiale, hanno montato questo ospedale tendato che è stato veramente estremamente ben ricevuto. La Billy Graham Association organizza a Milano il 29, secondo gli orari scritti, secondo un incontro che include una serie di due concerti di gruppi molto in voga oggi, include parlarsi, stare insieme, chiacchierare, pregare, presentare il Vangelo per, così com'è. Ci sarà Franklin Graham in persona che lo farà, e sarà, diciamo, un pomeriggio molto bello e molto vario. Diversi da Genova vanno, diversi da questa chiesa qua, dalla Promessa vanno. Tra l'altro ci sono ancora due posti in macchina, per cui se hai voglia di andare e ti fa piacere essere trasportato, ne puoi parlare, puoi scrivere, o ne puoi parlare con, lì non c'è scritto con chi puoi parlarne, ma te lo dico io, ne puoi parlare con la Giorgia. Quando tu non sai con chi parlare, chiama la Giorgia che qualcosa fa, se non lo sa se lo inventa, ok? Per cui se volete andare a Milano e aggiungervi al gruppo che dalla Chiesa della Promessa va a Milano insieme a altri amici di Genova, abbiamo ancora due posti in macchina, parlatene con la Giorgia. Canto finale, concludiamo la parte online. Noi qua ci fermiamo pochi minuti per la nostra mini maratona di preghiera, caffè di chiesa, pizza, casa e tutto il resto, ok? Terminiamo con un inno, tutti in piedi, cantando al Signore: do a te tutta la lode, do a te l'adorazione, solo te voglio adorare nella mia vita, e solo tu sei degno di lode, Signore.